Bene a tutti ragazzi, bentornati finalmente sul canale di Genetic DNA. È da un po' che non faccio gameplay. Iniziamo subito con Watch Dogs su PC. Allora vediamo un attimino. Opzioni, video. Qua ho lasciato tutto. Gli ho fatto fare la configurazione automatica. Però aspettate un attimo che io mi accendo il mio pad. Il mio bellissimo pad. Ok, così va un po' meglio. Attaccate. Ok, diciamo di fare nuova partita. Decodifico, non si può impedire il nemico. Ok, non mi fa scegliere neanche la difficoltà, quindi presumo che sia una sorta di tipo Assassin's Creed che parte con una difficoltà, diciamo, in default. Aiuto. Usa Gemcom per sbloccare il processo. Niente, ragazzi, partiamo subito. Speriamo. Da quanto tempo che lo attendo questo titolozzo? Sono nell'atrio del Merlot. Bene, Aiden, ci siamo. Sto entrando. Ma guarda, un cloud di dati pieno di segreti e bugie. Devo solo allungare la mano, prenderlo. Ed è mio. È nostro. Concentrati. Hanno un bel sistema di sicurezza. Quanto abbiamo? 100.000 in 30 secondi. Dio benedica i ricchi e i famosi. Siamo i prestigiatori di oggi. Facciamo sparire nel nulla i conti bancari. Ah, ti pare il caso? Ma guarda, qualcun altro vuole entrare. Diamo un'occhiata. Niente da fare, segui il piano, Damian. Prosciuga i conti e filiamocela. Vivi l'avventura. Abbi fede nel tuo mentore. È scattato l'allarme. Vediamo perché. Ci sono quasi. Io chiudo tutto. Non toccare niente. Questo che cazzo? Dobbiamo chiudere. Non abbiamo finito. Aiutami. Bene, è finita. Maurice? Sì? Tocca a te. Abbiamo trovato gli hacker del Merlot. Tu penserai ad Aiden Pierce. Fallo fuori. Colpisci la famiglia se serve. Lo stronzo ha finito di giocare. La famiglia? È un problema? No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Oh merda. Ok, la prima cosa che devo fare è togliere i sottotitoli. US presence. Mi devi credere davvero.
Chi ha dato l'ordine? Ti prego, te l'ho detto, non lo so. Lo sai. La famiglia? È un problema? No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Beh, che ne dici, Missa? Mi hai spaventato! Facevo il mio lavoro, non lo sapevo! Dimmi con chi hai il telefono. Voglio il nome. Non me l'hanno dato! Allora te lo dico io. Lena. Lena Mills. Sei fuori! Non sapevo nulla della bambina, non sarebbe dovuto succedere! Io che ci rifletto molto bene. Pensa. Ascolta, anche se sapessi il nome, non te lo direi mai. Quella gente. Girano delle voci, non hai idea di cosa possono farti. Devi andartene via, vattene! A volte non puoi andare. Per favore! Per favore! Chi ha dato l'ordine? Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto dove trovarti, non so nient'altro! Te lo giuro! Dammi un nome! Non lo so! Ah, ok. Oh. Mi ammazza, cazzo! E ti sparo al ginocchio. Pam! Tornata alla memoria. Ah, pezzo di merda. Come osi? Morissa non mi parla, ma di sicuro l'ha fatto con te. Ok, esaminiamo il telefono. Però prima di tutto, ragazzi, io una cosa che mi sta sulle palle sono i sottotitoli, porca troia. Adesso dove cazzo li avranno messi? Sotto gioco. Ah, è qua a livello di coso. Audio e lingua, sottotitoli, no, bussa, cazzi di sottotitoli. Ok, premi X. Tieni premuto X per hackerare, ok. Oh, fighissimo. Non posso fuggire più. Non ce la faccio. Quel cazzo di Aiden Pierce. Ho ucciso sua nipote, non smette di inseguirmi. Ma che cazzo è? Che cosa devo fare? Non si fermerà mai. Non devo fermarmi. Esci dallo spogliatoio quando sei pronto. Ok, ma porca trota. Se vi ho detto, scusatemi, ma è più forte di me. Sì, ma certo che se faccio applica prima di fare indietro. Ok. Allora, distributore di bevande. Oh Cristo. Figo. Medicine. Vediamo le medicine. Questo cos'è? Componente chimico. Sì. Faccio un po' un giro. Hackera. Che cosa hackera? Cos'è? Chiave del sistema componente. Wow. Che prima di uscire ci facciamo un bel giro qua. Magari c'è qualcosa di interessante. Ho trovato un po' di denaro. Posso anche hackerare la lavatrice. Tipo magari per fare un bucato gratis. Cosa c'è qua dentro? Cucù, c'è qualcuno? Ok. Ah, ma è figo, posso correre come Assassin's Creed con il grilletto destro, praticamente. Ehi, Maurice, che ti prende, vecchio stronzo? Oh, merda! Dove cazzo eri finito? Cosa? Dici a me. Oh! Ti lascio un paio di minuti. Dammi le pallotte. Le ho gettate. Cosa? Hai detto che l'avresti ucciso. Ti avevo detto di tenerle, Giorgi. Ma dove ti eri cacciato? Io ero al telefono. Hai saputo ciò che volevi da Maurice?
Mi prendi per il culo? Sistemiamo questo casino. E basta fare l'artista. Ehi, va bene tutto, ma mi deludi, Pierce. Cioè, non cogli la bellezza dello scontro fra bande che sto creando. Odio fare le cose a metà. Portiamolo via. No, è tardi. Fine dell'ottavo, Chicago avanti. La partita sta per finire e non c'è più tempo. Bel colpo. Oh, Cristo. Ah. Allora non vuoi sapere proprio nulla della mia telefonata? Va bene, ok, dimmi della telefonata. Grazie della domanda. Ok, abbiamo un bel po' di cadaveri, no? E 40.000 persone sopra di noi. Serviva un diversivo. Ho chiamato gli sbirri. Non ci credo. Ah, oh, sì, invece è vero. Così arrivano gli agenti e subito dopo anche gli amici di Maurice. Bang, 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 bang. Jordi, dimmi che scherzi. No, no, ho chiamato anche loro. Dai, una bella sparatoria a fine partita ci sta tutta. Così noi due passiamo inosservati. E domani mi ringrazierai. Bene, che agenti puntuali. Ci penso io, tu prendi Maurice e portalo via. Maurice, chi sono? Il tuo autista? Ha sparato lui. Gliela farò pagare. Merda. Polizia di Chicago! C'è qualcuno all'interno, identificatevi! Non posso hackerare la luce per... Qui ce n'è un altro! Sempre. Dovevano scegliere la partita più importante della stagione per farlo. E rovinarci la festa. Squadra, ci sono due cadaveri nei sotterranei del May Stadium. Due di una banda. Ricevuto, mandiamo la scientifica. Mettete in sicurezza. Oh, merda. Ups. Putain. Qualcuno all'interno, identificatevi! La soffiata parlava di bande, cercate bene. Attenti, questi giocano sporco. Ma perché non se ne vanno a giocare a casa loro? Uno dei visruati. Ecco l'arma, gli hanno sparato. Qui ce n'è un altro, sempre visruati. Quindi niente vittime. Dovevano scegliere la partita più importante della stagione per farlo. E rovinarci la festa. Squadra, ci sono due cadaveri nei sotterranei del May Stadium. Due di una banda. Ricevuto, mandiamo la scientifica. Mettete in sicurezza il perimetro, noi passiamo a setaccio allo stadio. Oh, vacca. Va bene. Ma cazzo? Qualcosa non quadra. Perché si ammazzano fra loro? E perché proprio qui? Sembra un'imboscata. Ehi, che sia il giustiziere. Sembrerebbe proprio una delle sue esecuzioni, no? Quanto vorrei mettere le mani su quel pezzo di merda. Attira? Cosa vuol dire attira? Che figata sto coso. Mi sento un hacker. Ma che fighissimo. That's a pitch and a hit and it looks like yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sonoma pitches, that's a big hit! Segui il flusso di dati fino alla fonte. Oh bestia. Vedi niente? No, tutto tace. Sappiamo che c'è un VSVA nella sala VIP. Controlliamo. Ok, salgo. Dove corri, Flash? Ci servi di sotto. Non vogliamo brutte sorprese. Ok. Che l'ho aperto. Ma vai. Che devo ancora capirci. Di farlo muovere. Ah.
sei nel sonno, giusto? PMRB. Fesso. Non ci penso proprio. Lei, signore. Che stronzata è? Non ho fatto niente io. Solo due parole. Amico, guarda che ce li ho i biglietti. Tenga le mani bene in vista. Ma che cazzo volete? Jay non ha fatto niente. Indietro, svelti. Siete bistrua, vero? Beh, non è illegale, no? Non fate i furbi. Come avete avuto i biglietti VIP? Perché lui guadagna più di te. Ah sì? Cosa io fa? Didi, calmati adesso. Non dire niente, che è peggio. Secondo me se infiliamo le vostre facce di merda nel computer ne esce di roba. Le facce di merda. Fuori i documenti, tutti e due. Io non tiro fuori un cazzo. Cazzo. Stai riprendendo? Preparati. Questo stronzo finisce dritto online. Bene, niente documenti. Non capisco. Fammi un sorriso, anzi no, così viene meglio. Ehi, tu! Chi ti ha dato il permesso di scattarmi una foto? Eccoti. Jerome Richards. Un mandato d'arresto per traffico di droga. Questo sì che possiamo usarlo. Non si fa così. Abbiamo dei diritti. Questo è il tuo diritto. Di stare zitto. Fanculo. Bad boy, la polizia isolerà l'intera area. Se non creiamo un diversivo, sono bloccato. Mi serve un blackout per filarmela. Su tutto lo stadio. Non volevi che la stampa smettesse di parlare del giustiziere? È tutto collegato al CTOS tramite un firewall. Senti, devo uscire dallo stadio. Cerchi il punto d'accesso più vicino. La stanza accanto. Ma ti serve qualcuno autorizzato all'accesso? Le guardie sono autorizzate. Con tutta la polizia ce ne sarà. Ehi, sei Ala? Sì, c'è un piano d'evacuazione. Certo che sì. Allora, trova la guardia con il codice d'accesso. C'è stato un incidente isolato nei sotterranei, potete chiudere quelli se volete. Presto tutto lo stadio sarà pieno di polizia. Si scatenerà il panico, bisogna fermare la partita e far uscire la gente. Ma fermate. Io non posso farlo. Allora trovami qualcuno che può farlo. Grazie. Ok, aspetta. Cioè non ci sto capendo una canna di niente. È fichissimo, ma con un attimo della ruota. Porca troia. Wow. Che botta. Qui in BH2, visto da quassù, è un vero disastro. Il blackout ha distrutto un paio di archi elettrici. Forse ci sono dei feriti. La gente sta correndo sul prato. BH2, ci coordiniamo con il tecnico del CTOS. Abbiate pazienza, d'accordo? Tieni premuto a percorrere. Via. Dove sei, Jordi? Eh? Sono andato. Sono allergico agli sbirri. E anche a Maurice. Tranquillo, ti ho lasciato un regalo. L'amico di un mio amico vende auto usate. Nel garage di fronte ti aspetta una vera bella. Ciao. Prendila se ti piace. Come state? Tutto bene? Posso bere qualcosa intanto nel frattempo che aspetto, ragazzi? No, no, non è andata via la corrente. Tranquilli, tranquilli. È tutto ok. È tutto. Qualcuno controlla le strade segrete. La polizia è all'inseguimento.
Capisci? Io non c'entro, ragazzi. Dove cazzo me l'hai messa la macchina, maledetto? Salve. Ma sono i miei fondi oppure... Dove cazzo è la macchina? È qua dentro. Abbiamo già guardato in galleria. Sarebbe la bellezza. Ciao bellezza. Ok. Prima di accelerare. Prendo mano. B. Ok. E dove cazzo devo andare? Vabbè io. Non so dove cazzo vado, ma io scappo dalla paura. Ma porca troia. Io me ne scappo da qua. Oh merda. Controlleremo a ovest della vostra posizione. Cioè, sono un coglione. Non c'è traccia del sospetto, cerchiamo ancora. Come guide, maledetto! Ma qua si può entrare? Non capisco più una merda. Sì, se magari ci andavo un po' più forte. Ok, sto facendo un bordello della madonna. Non riesco a capire i comandi come cazzo funzionano, ragazzi, qua. Non la madonna. Ok, vi chiedo scusa, sono un po' impedito. Vabbè, ok. Perché è un po' diversa la guida da... Sì, come fanno a sapere che è la mia macchina? Cioè, che cazzo? È stata inviata una volante per cercare un sospetto. Lo fermerò io. Cazzo! Madonna. Ah boh, comunque è una figata. Cioè è veramente una figata sto gioco. Ci passo in mezzo. Sì, non è proprio come GTA, eh. Reagisce un po' strane. Dacci tua. Oh, Tokyo Drift. Forse è nascosta nel parcheggio. Centrale, abbiamo perso il sospetto. Cerchiamo ancora. L'abbiamo perso, sentiamo. Mi serviva proprio. Finalmente l'assassino. Devo solo riuscire a entrare. Ma come? Ho torchiato Maurice. Ma con lui non funziona. Devo entrargli nella testa. Tratto da Sassolini. Ho causato un incidente. Si ammorbidirà, certo. Ok ragazzi, questo primo gameplay finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Mi chiedo scusa per la guida un po' strana, ma dovevo prendere il feeling.
E niente, vi aspetto ai prossimi gameplay di Watch Dogs e di altri giochi che ho ancora indietro. Qui è tutto da Genetic DNA, ciao ciao!